Buongiorno, ecco qua una piccola revisione dell'applicazione T-Map. Allora, per prima cosa entriamo nell'applicazione. Scriviamo www.tmap.com. Allora, questa è la schermata iniziale. Qua sopra a destra possiamo vedere il menu con i prodotti, il pricing, l'assistenza, il blog e come creare un nuovo calendario. Allora, l'applicazione semplifica il lavoro dei gruppi che condividono progetti, pianificazione degli eventi e comunicazioni. Può essere gestita centralmente e può essere condivisa facilmente tramite i link. Il limite del profilo è gratuito di 3 giorni con tutti gli strumenti premium. Il limite gratuito vale solo per i piccoli gruppi. Qua possiamo vedere il pricing. Allora, adesso creiamo un calendario. Allora, per prima cosa scriviamo il nome del calendario. Facciamo esame università, la nostra email, la lingua che vogliamo selezionare, il fuso orario, mettiamo per esempio Roma, e creiamo un calendario. Clicchiamo sul link. Qua, così appare il calendario. Allora, per aggiungere un evento, basta cliccare sul giorno scelto, clicchiamo tipo venerdì 13, scriviamo informatica di base e salviamo. Ecco qua, adesso è apparso. Per fare un calendario secondario, clicchiamo su Add. Clicchiamo qua, scriviamo un nome a caso. Facciamo un altro nome. Qua si può scegliere il colore. Mettiamo questo. Sì. Poi andiamo back to calendar. Clicchiamo sul giorno. Caffè. Ecco qua. E questo è tutto per il video.